Allora ragazzi, buona settimana a tutti. Dopo un paio di giorni in cui Christovic mi è stato un po' antipatico, diciamo, proprio, cioè per me, io per 2 giorni convinto che la colpa fosse di Christovic. Convinto, per la verità, se ci penso oggi ancora, però, diciamo, no, ci sono tanti colpevoli. Gilbert, no, che ha chiesto scusa anche, ha fatto un post dove ha chiesto scusa. E diciamo sostituzioni un poco che non ho capito perché Ramadani era ammonito, sì, ok, però io Ramadani non l'avrei, quel Ramadani lì dell'altra sera io non l'avrei fatto uscire mai, mai. E, anche perché poi si è visto alla fine, no? Alla fine si è visto senza un calciatore Gilbert di 30 anni che si è fatto espellere, senza Ramadani che comunque è uno esperto, uno che sa gestire certe situazioni. Che cosa facevamo noi agli ultimi 5 minuti? Facevamo i lanci lunghi, cioè invece di tenere il pallone, di andarcene alla bandierina dell'angolo, proprio una cosa che fanno quegli esperti. Che poi, quegli esperti, dico, alla fine parliamo di calciatori, ragazzi, calciatori che queste cose le dovrebbero sapere, cioè noi tifosi le sappiamo e loro non le sanno, ma mi sembra strano. Però magari proprio in quel momento non ci hanno pensato, non ci hanno pensato perché un calciatore furbo va col pallone sulla bandierina dell'angolo e fa trascorrere i secondi, no? E invece noi ragazzi, lanci lunghi, cioè noi facevamo i lanci lunghi, regalavamo a loro il pallone. E vi dico una cosa: se la partita fosse durata 3 minuti altri, non so come sarebbe finita. Quindi meno male che il Parma ha fatto il primo gol, diciamo, ormai a tempo abbondantemente. E diciamo al 90esimo, no? Al 91esimo, e quindi meno male che il recupero 5 minuti solamente fosse stato di 7-8 minuti, non so di cosa staremmo parlando oggi. E il bello è che dopo una partita del genere, una partita bella del Lecce, bella, tosta, soprattutto in 10, poi ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo fatto davvero qualcosa di bello, no? Poi viene tutto vanificato così. Però basta ragazzi, basta, ormai prendiamolo come un punto, cioè, non parliamo più in termini negativi di questa partita perché, diciamo, Christovic per 2 giorni gliel'ho detto tante, era pure in testa mia da solo, mentre pensavo così, mentre guidavo e pensavo a Christovic, dicevo, ma davvero, davvero, perché comunque ragazzi, sempre a marcare, sempre che si vuole marcare tutti, c'hai la porta libera, il portiere già si è buttato, vuoi fare uno scavetto, oppure piazzi il pallone prima di avvicinarti troppo al portiere, però sempre a marcare, lui vuole sempre marcarsi tutti, fino alla fine. E con queste cose abbiamo perso un po' di punti, non solamente col Parma, perché col Parma vai sul 3-0, ciao proprio, oppure sul 2-1, vai sul 3-1, ciao proprio, e invece no, vai, fine. Parliamo però delle cose belle, no? Di Lecce Parma. Alla fine è la seconda volta che andiamo, che giochiamo in 10, no? E la prima volta ci fu espulso negli ultimi minuti del primo tempo col Cagliari, ci fu espulso Dorgu e abbiamo reagito alla grande, in 10 contro 11 siamo stati davvero eroici, fantastici, bravi. Col Parma. Subito, all'inizio del secondo tempo, espulsione di Gilbert. Certo, io preferisco sempre un'espulsione come quella di Dorgu, che almeno è un fallo di gioco, dovuta all'eccessiva frenesia in quel momento, non è che l'ha fatto apposta Dorgu. E poi ragazzi, parliamoci chiaro, tutte e due le espulsioni, secondo me non sono né una né l'altra espulsione. Lo dici sì, il regolamento dice una cosa, è vero, se dobbiamo stare con il regolamento, quella di Gilbert basta solamente il fatto che tu stavi. Hai toccato il calciatore per farti espellere, è vero. Quindi, ma pure Dorgu, no? Il regolamento dice quello, è ok. Ma davvero? Cioè, tu ti fai così a un giocatore e tu vieni cacciato, vieni buttato fuori. Cioè, là ci vuole pure un poco cioè, l'arbitro non ci deve pure mettere un poco di intelligenza. Cioè, come fai a cacciare fuori un calciatore da una partita all'inizio del secondo tempo, proprio dopo 1 o 2 minuti del secondo tempo, perché gli ha fatto così? Dai, e io avrei ammonito pure il giocatore del Parma che ha fatto una scena, mamma mia. Però, ragazzi, qua parliamo sempre di regolamento, quindi se il regolamento dice questo, amen.
L'unica cosa è che da un Gilbert non te lo aspetti, te lo aspetti da Dorgu, da Gallo, da calciatori più giovani, non da Gilbert, perché è un calciatore navigato, un calciatore esperto, un calciatore di 30 anni e sai in quel momento che stai mettendo in difficoltà la tua squadra. Comunque, lui si è scusato e già è una cosa. Però Gilbert adesso non... Mancherà anche la prossima partita, quindi è un danno, capite? È un danno. Mentre Ramadani, sì, è vero, è ammonito tutto quello che vuoi, ma Ramadani è pure uno, secondo me, è un calciatore intelligente, navigato, esperto. Cioè, lui sa di essere ammonito, quindi sa che non può fare falli, sa che non... Però in quel momento era quello che gli stava mantenendo la baracca, te la stava mantenendo in piedi la baracca. Era lui il più... attivo del Lecce, ma solamente per l'assist che ha fatto un assist che è qualcosa di spettacolare sul primo gol. Quindi io da una parte la rabbia di Ramadani la capisco pure, ok? Cioè mi metto nei suoi panni e dico, ma scusa, sto facendo un partitone, sto facendo un partitone. È logico che mi dispiace uscire, no? Con un partitone del genere che sto facendo. Cioè, alcuni calciatori vivono per quelle partite e lui si stava vedendo sostituito. Questo sto dicendo. Però, come dico una cosa, ne dico un'altra. Alla fine, se l'allenatore decide così, tu devi tacere e devi uscire. Perché poi, una cosa ci abbiamo buona. Abbiamo... Questa cosa, ragazzi, ve la posso garantire perché io, vi ripeto, a Corto Ludovico li vedo i giocatori. Li vedo i calciatori seduti lì che scherzano, ridano, si tirano le carte, si tirano i tovaglioli da un tavolo all'altro, cioè sono amici, si vede che tra di loro stanno bene. Quindi facendo così rompi anche un attimo l'atmosfera, no? Nello spogliatoio. Quindi ecco, non voglio prendere le difese di Ramadani, cercavo solo di giustificare quell'atteggiamento che ha avuto. Però detto questo, ragazzi, riprendiamo da dove avevo cominciato. Tolto il risultato, tutto ormai è andato, abbiamo fatto un punto, però noi stiamo vedendo un Lecce guerriero nei momenti in cui succede qualcosa che non deve succedere, come le espulsioni. Noi stiamo vedendo un Lecce guerriero, un Lecce guerriero, un Lecce che anche in 10 non ti dà, non dà l'impressione a chi sta guardando la partita di giocare in 10. Io col Cagliari mi ero proprio dimenticato, io col Cagliari mi ero dimenticato. Cioè, nel secondo tempo mi ero dimenticato di giocare in 10, cioè proprio l'espulsione mi era passata dalla testa. Perché? Perché l'uomo in meno non sembrava, non ti dava l'impressione il Lecce di essere in 10. E col Parma la stessa cosa, ci siamo organizzati e abbiamo fatto una bella partita, sia in difesa che in attacco. Però questo lo si deve anche al fatto che comunque... Tolti quei calciatori un po' più esperti, Rebic, Gilbert, diciamo quelli con più anni, siamo una banda di ragazzini, siamo una squadra di ragazzini, quindi ragazzini che corrono, 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 e ecco perché per me la coppia Dorgu Gallo sulla sinistra, per esempio, è un lusso, è un lusso, è un lusso. L'anno prossimo già al pensiero che io quei due lì difficilmente li vedrò. Quest'estate il mio pensiero era se fosse partito uno. Invece l'estate prossima io sono sicuro che non vedremo né uno né l'altro, perché uno l'ha già detto che sarà il suo ultimo anno, Dorgu, chissà in quale squadrone andrà a giocare, e li perderemo tutti e due. Peccato, mi dispiace. Certo, con quei soldi solamente di Dorgu, il Lecce si fa tre squadre per i prossimi 3 anni. Ma lo trovi un altro Dorgu? Quello è, vabbè, magari ci esce dalla primavera, come è successo adesso. E poi ragazzi, ricordate che abbiamo un calciatore che si chiama Esposito in primavera, che ne parlano tutti benissimo, è un centrale di difesa, ne parlano tutti benissimo. E vediamo un attimo se piano piano nel campionato Gotti lo inserisce nella prima squadra, gli fa fare gli allenamenti in prima squadra, lo fa crescere un poco, perché allenandosi con i ragazzini non crescerà più di quello che più di così e vediamo un attimo che cosa ne esce. Però ragazzi, domani parliamo di Lecce Sassuolo e domani abbiamo la partita di Coppa Italia e poi ci concentriamo su un Milan che ieri ragazzi
Cioè, l'altro giorno ho detto andiamo ad incontrare un Milan in crisi. Ecco, adesso ho cambiato pensiero.